La Bibbia dice che il diavolo si traveste da angelo di luce. Il diavolo non è come l'hanno dipinto, è con le corna, brutto, un essere brutto, col forchettone no. Il diavolo si traveste come un angelo di luce e lui appare in una forma che ti seduce. Il diavolo appare in una forma che sembra bella, ma è un ingannatore. Non fatevi ingannare dal diavolo, non fatevi ingannare dal sistema corrotto delle apparenze. È così, cari, è la verità, io devo dire la verità. Non fatevi ingannare dal diavolo, perché il diavolo è un ingannatore. Inganna l'umanità in tante maniere, con una falsa spiritualità, una falsa religiosità. Ma quando noi conosciamo Cristo, quando noi conosciamo la verità, alleluia, ci rende liberi. Alleluia, gloria a Dio. La verità ci rende liberi. Gloria a Dio. Tu hai bisogno di conoscere la verità. E conoscendo la verità, troverai la libertà. La libertà. Sarai libero da questo mondo di tenebre, dalle influenze demoniache, dalle influenze peccaminose. Sarai liberato dalla confusione, dagli inganni diabolici. Sapete che il diavolo inganna le persone in tanti modi? Ad alcuni li inganna con i vizi, altri con il sesso, altri con le religioni false, come il Vaticano, e tante altre cose. Il diavolo è un artefice dell'inganno. A tante persone li inganna col denaro, li fa amare il denaro, con le belle macchine, con le cose materiali, affinché non cerchino la salvezza di Gesù Cristo. Perché se il diavolo ti fa avere il denaro, lui ti inganna e ti dice: ma tu stai bene, hai tanto denaro, non hai bisogno di Cristo. Il diavolo è un ingannatore. Il diavolo vi può dare tanti soldi. Il diavolo vi può dare tanti falsi piaceri, piaceri facili, divertimenti. Il diavolo ti può far godere la vita nel sesso, ma per farti perdere l'anima. Perché se lui ti fa credere che stai bene così, tu non cercherai Cristo, tu non cercherai la salvezza, tu non cercherai la conversione. Perché il nemico, ascolta, il nemico, il diavolo, è un impostore, un ingannatore. A tante persone le sta ingannando, a tanti giovani, e non solo, a tanti anziani. Il diavolo manipola la mente dell'uomo e l'inganna in tante forme, coi vizi, coi peccati, col denaro, con le false religioni. Ma vi voglio dire, se voi conoscete Cristo, se voi conoscete Gesù Cristo, cari di Modena, cari di passaggio, la verità di Cristo, ascolta bene, la verità di Cristo ti renderà libero, ti renderà libero dalle astuzie di Satana. Perché il diavolo, che noi vogliamo sgridare, lo vogliamo allontanare, vogliamo dire vattene via da noi, Satana, perché Gesù Cristo con noi, e con la predicazione noi lo smascheriamo. Il diavolo è un ingannatore, ti inganna tramite il buddismo, tramite l'Islam, tramite il Vaticano, tramite il denaro, tramite il sesso facile, tramite i piaceri, i desideri cattivi. Il diavolo ti inganna e ti soggioga. Ma Gesù Cristo ti vuole liberare con la sua verità. Cari di Modena, questo è un messaggio di liberazione, questo è un messaggio di vittoria. Gloria all'Eterno, all'Eterno di Dio. Questo è un messaggio di redenzione, di salvezza. Questo è un messaggio di verità. Uomini, non fatevi ingannare dal diavolo.